L'ascesa della Federazione ha avuto inizio anni fa. La distruzione dei deserti ricchi di risorse ha portato al declino delle potenze mondiali che dipendevano da essi. E così la Federazione si è imposta. Poi i Fed hanno occupato l'intero Sud America, lasciandosi alle spalle una scia di distruzione, mentre si spingevano sempre più a nord. Dopo aver rivolto Odin contro di noi, la Federazione è arrivata alla nostra porta di casa, pronta al colpo di grazia. Ci credevano deboli, prede ormai sottomesse. Noi abbiamo tenuto duro, portando il conflitto in una condizione di stallo. Qui, oltre i crateri della Terra di Nessuno, ogni giorno stringiamo i denti contro un nemico implacabile e immensamente più forte. Dieci anni dopo, di 15 minuti prima. Logan. Ash. Sì, ci siamo. Ash ce n'è. Ci sono novità. Stanotte hanno invaso Dallas. C'è? Il comando vuole subito un controllo al muro. Cazzo. Superstiti? Oh, nessuno. 4. Almeno un superstite. Il nuovo mondo. Non ti ho svegliato. Dormivi come un bambino. Calma, bello. Ascolta. Riley fiuta qualcosa. Prendi la tua roba. Squadra 2, siete vicini. Negativo, siamo fuori. Avete notato qualcosa? Riley, sì. Controlliamo. Ok, vi daremo un'uscita. 2-1, chiudo. Si apre i varchi, eh? Ash. Ma grazie. Che svarione sto posto. Salta. Ah, c'era la scala. Dove sei? Cerbiatti. Forse Riley aveva fame. Qui non c'è niente da mangiare, bello. Torniamo indietro, ti diamo un po' di pappa. 6-1, situazione? Solo un animale, tutto tranquillo. Ok. Scivolate di potenza. Arriviamo. Ci vediamo al muro, stiamo uscendo. Ok. Guarda come sgambetta. Ehi, sergente. La zona è sicura? Più o meno. Manca questo lato del muro e ci siamo. Noi a sinistra, rapidi. Ci vediamo al benzinaio. Ricevuto. Che ci vediamo alla benz. Dal benz. Oppa. Ehi, Riley, controlla. Sentito, c'è qualcuno. Aspetta, Riley. Se parte all'attacco, apri il fuoco. Ammazzali. Riley, vai! Vai, Riley, vai. Riley, fermo! Un'altra pattuglia Fed. È già la quinta volta. 2-1, contatto con un'altra squadra federale. Appuntamento a Overwatch, dobbiamo riunirci. Ok, stiamo arrivando. Riley, qui! Ah ma tu sei mio amico. Lascialo stare! Su país caerà tan fácil como su gente. Ammazzano i civili, andiamo, andiamo! Riley, vai!
Contatto a 40 metri! Tenetevi occupati! Ciao! Guarda come si è incartato! Dai! Non è vero, infatti. Ho sprecato 18.000 colpi, però. Bello, segui. A tutte le unità, contatto federale al muro. Servono rinforzi, subito. Ripeto, siamo sotto attacco. Ricevuto, lanciate un fumogeno, arriviamo. Ok, segnaliamo con fumo verde. Verso ok. Tu sei mio alleato, ok. Ne arrivano altri! Di qua! Logan, prendi un lanciarazzi, abbatti quei cosi, noi ti copriamo! Dove cazzo è il lanciarazzi? Qua? Calmo, bello! Allora, dimmi cosa devo tirar giù. Vai. Oh, bastardo. Logan, colpisci l'elicottero con i missili guidati. Logan, colpisci l'elicottero con i missili guidati. Adesso le colpiamo. Oh cazzo. Ma com'è possibile? Coprici le spalle! Cosa devo fare?
dove sono tutti? Proseguiamo. Guarda che figa sta macchina. Che figa è sta macchina. Io ci sparo per aprire. E invece venti minuti dopo di 10 anni fa. Attenzione, seguito ai recenti attacchi federali. Bestiaccia! Vai a bene. Compagnia Charlie pronti! Servono rinforzi al muro! Che carino il cane! Eccoci, sergente! In seguito ai recenti attacchi federali, tutti i rifornimenti sono sospesi fino a nuovo ordine. Riley, fermo! Ripeto, tutti i rifornimenti sospesi fino a nuovo ordine. Dai, che ti potessi accoltellare, cane di merda. Sudano le mani, porco. Ho saputo dell'attacco. Voi state bene? È un iPad gigante. Seguitemi. Papà, giustiziavano i civili. Lo so. Rastrellano sciacalli e sbandati, sperando di scoprire come entrare in città. È così che hanno occupato Dallas. Che possiamo fare? Papà? Ragazzi, ascoltate. Siete l'unica cosa che mi resta al mondo. Senti, papà. Ma anche gli unici di cui mi fido. In ogni caso, io e Logan siamo pronti. Andrete nella terra di nessuno. Papà, siamo pronti. Siamo sulla difensiva da troppo tempo. Ho deciso di mandarvi oltre il muro. Oh merda. Vi unirete a una squadra di ricognizione. Spierete il nemico e tornerete qui tutti interi. Dove andremo di preciso? Quanto è grossa quella nave? In un posto che conoscete molto bene. Una parte. Ma non a casa. What? Per noi è la terra di nessuno. Territorio martoriato tra Elei e San Diego, frutto dell'attacco a sorpresa di Odin. Spiagge e tavole da surf ormai sono lontani ricordi della mia infanzia. Papà ci ha sempre detto che la terra di nessuno è off limits. Troppo pericolosa, imprevedibile. Se ce l'ha chiesto, deve tenerci molto. Ma è come se fosse un'altra delle sue prove. Una lezione che vuole darci.